La magia del Natale è arrivata al Garden Center Florio di Pesaro. Come ogni anno, vogliamo farvi emozionare con la magia del Natale, quindi alberi, palline, decorazioni, lanterne, ma anche tante iniziative per i bambini. E perché tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici. Quindi prima di mostrarvi lo showroom natalizio in tutto il suo insieme, voglio portarvi fuori perché mi dicono che è arrivato Babbo Natale. Mi sembra di sentire un pianoforte che suona. Babbo Natale è arrivato. Andiamo a vedere. Come vedete, Babbo Natale è arrivato con la sua slitta proprio l'altro giorno e sarà presente anche la slitta tutti i weekend, dove ci sarà la possibilità di fare una bella foto. Ma ora andiamo a conoscerlo. Babbo Natale sta imparando a suonare, non è ancora bravissimo. Oh, oh, oh! Ciao bambini, vi aspetto qua! Tutti i weekend Babbo Natale vi aspetterà all'interno della sua casetta e per tutti i bambini che vorranno fare una fotografia e che vorranno consegnargli la magica letterina. Inoltre, sempre tutti i weekend, ci saranno diversi laboratori ai quali i bambini potranno partecipare. Il primo tra tutti è sicuramente quello della letterina di Babbo Natale, dove, attraverso l'aiuto degli elfi di Babbo Natale, ci sarà la possibilità di scrivere la letterina e poi di consegnarla alla casetta e a Babbo Natale che abbiamo appena visto. Regaleremo ad ogni bambino un piccolo albero di Natale e lo rinvaseremo in un vaso leggermente più grande. Questa iniziativa, oltre a far mettere le mani nella terra ai bambini, ha l'obiettivo di sensibilizzarli sul rispetto della natura. Eccoci davanti al presepe con figura a grandezza naturale, dove tutti i weekend i bambini troveranno un piccolo pony e una dolce cavallina. Ci sarà la possibilità di fare un giro a cavallo all'interno del santo presepe e di fare anche una foto davanti alla natività. E tutto questo in collaborazione con il Pino Rence. La novità di quest'anno è la collaborazione con la Zero Limits di Pesaro in via degli Abeti numero 10, che ci ha consegnato dei fantastici trattorini e abbiamo insieme realizzato la Zero Limits Tractor Track, una pista per bambini dove cercheranno di arrivare fino all'arrivo attraverso un percorso non facile, in sella a dei fantastici piccoli trattori da spingere o con cui pedalare. E per tutti i bambini, tanti piccoli animaletti da scoprire, come questa dolce gallina moroseta, dal suo nome Moro per via della pelle completamente nera e Seta per il piumaggio particolarmente bianco e morbido. Oltre le tantissime iniziative che abbiamo appena visto, laboratori e attività per i bambini, per i più grandi abbiamo anche un ampio showroom natalizio con tantissime decorazioni, alberi, palline, lanterne lavorate artigianalmente, centro tavola e soprattutto tantissime piante, perché questa è la nostra natura.
colore novità di quest'anno è il verde bosco, con dei toni che vanno dai marroni ai verdi e tanti soggetti che sono proprio quelli del bosco, come ad esempio l'orso, lo scoiattolo, la civetta, le renne. È molto molto particolare e lo consigliamo soprattutto su un albero innevato perché richiama questo equilibrio proprio con la natura. Voglio subito però precisare che tutte queste luci che vedete alle mie spalle sono delle luci a bassa tensione. Le luci che si utilizzano normalmente negli alberi di Natale hanno una richiesta veramente minima. Allora abbiamo fatto un calcolo molto veloce e abbiamo stimato che un albero come questo di circa 1,80 m, acceso 4-6 ore al giorno, ha un costo energetico pari a un caffè, quindi 1 euro per tutto il periodo delle feste. Per il periodo natalizio abbiamo preparato noi personalmente una serie di lanterne lavorate artigianalmente con diversi soggetti. In questo caso abbiamo una natività, ma ne abbiamo diversi, come ad esempio gli orsi che abbiamo già visto nel verde bosco, angeli di diverse misure, il tutto adornato con delle luci che rendono l'ambiente molto più caldo. Ed essendo un prodotto artigianale, è secondo noi anche un'ottima idea regalo. Oltre alle lanterne abbiamo preparato anche una serie di centrotavola, sia freschi che artificiali, e con una serie di soggetti molto simpatici. Ad esempio un cagnolino che ha rubato un bastone di zucchero, ma in realtà sono personalizzabili secondo le vostre richieste. E anche questa può essere un'ottima idea per preparare la tavola prima del cenone. Ma lasciamo le lanterne lavorate da noi per intraprendere un lungo viaggio attraverso le Alpi. E passiamo all'interno di queste cime che svettano, la Marmolada e le Tre Cime del Violet, dove abbiamo ambientato i paesaggi con luci, suoni e movimenti. Tantissimi sono i nuovi soggetti e le decorazioni per creare delle scenografie, come ad esempio lampioncini, ponti e staccionate, per rendere il vostro villaggio sempre più realistico ed emozionante. Sta diventando tradizione regalare e regalarsi questi paesaggi con luci, suoni e movimenti. Infatti, possedere un villaggio molto grande significa avere tanti amici. Il rosa è passato da colore novità dei primi anni a ormai classico intramontabile al pari del rosso, dell'oro o del bianco. Ogni anno difatti è molto molto richiesto. Voglio prendere questo albero come riferimento per darvi qualche consiglio pratico e veloce su come realizzare un albero bello come questo. Allora, la prima cosa in assoluto, dobbiamo aprire bene l'albero. So che è una cosa che richiede del tempo, anzi lo sappiamo benissimo noi per primi, ma una volta che l'albero sarà aperto bene, il risultato complessivo sarà sicuramente migliore. Secondo punto fondamentale è la scelta delle luci. Scegliamo un filo di luci idoneo, adeguato all'altezza dell'albero. Chiaramente più luci mettiamo e più l'albero sarà bello e molto luminoso. Tanto sappiamo che il consumo energetico ha circa un costo di 1 euro o, in un caso di una catena più lunga, poco di più. Terzo consiglio è quello di aggiungere degli elementi grandi che vadano a caratterizzare l'albero. In questo caso noi ad esempio scegliamo dei fiori sul rosa e poi un elfo o degli gnomi sempre sui colori del rosa. Una volta che abbiamo inserito i fiori nei punti giusti, ovvero dal basso verso l'alto, scalando anche di misura, quindi i più grandi verso la base e i più piccoli verso la cima, non ci resta che scegliere un centro del nostro albero e inserendo un elemento più grande, come in questo caso l'elfo.
Poi la fase successiva è sicuramente quella di inserire gli elementi più piccoli, come le piccole bamboline, le palline e altre decorazioni, che sono importanti, ma una volta aggiunta la struttura base all'albero, vedrete che il risultato verrà da solo. Chiaramente non abbiamo soltanto decorazioni, palle e luci, ma anche gli alberi stessi di tantissime misure, partendo dai 120 cm fino ai 2,70 m di altezza. Non soltanto alberi artificiali, ma anche alberi veri che arrivano direttamente dall'Appennino toscano. Vengono coltivate in degli appezzamenti specifici e regolamentati, dove per ogni vendita vengono reimpiantati nuovamente. Ora voglio darvi tre consigli facili e veloci su come mantenere al meglio il nostro abete vero all'interno delle proprie abitazioni. La prima cosa in assoluto è tenerlo lontano dai termosifoni. Le fonti di calore non sono il massimo per i nostri alberi. Il secondo presupposto è quello di tenere sempre la terra umida e vi posso consigliare anche di aggiungere un po' di acqua lungo il tronco dell'albero per tenerlo più fresco. E ultimo consiglio per fargli perdere meno aghi in assoluto è quello di aggiungere qualche cubetto di ghiaccio sopra il terriccio. In questo modo gli darà un piccolo shock termico che aiuterà la pianta a persistere nel tempo. I nostri alberi non sono abbattuti, ma sono zollati. Ciò significa che una volta coltivati in pieno campo, vengono estratti, zollati e poi consegnati. E questo significa che c'è una possibilità che queste piante attecchiscano anche dopo il periodo natalizio. Quest'anno abbiamo riscontrato una grandissima richiesta di elfi di Babbo Natale, come questo che vedete su questo albero che abbiamo preparato, e perché in America c'è una tradizione molto particolare che sta arrivando anche in Italia, e nonché quella di nascondere un elfo ogni mattina all'interno delle proprie abitazioni, e quando i bambini si svegliano incomincia la caccia alla ricerca dell'elfo e non possono andare a toccarlo proprio perché l'elfo perderebbe la sua magia. Ed è molto carina secondo me come iniziativa, perché tutti i giorni il bambino si sveglia alla ricerca della magia del Natale. Che cosa c'entrano le piante grasse con il Natale? Beh, in realtà abbiamo un punto comune. L'Euphorbia pulcherrima, nonché la stela di Natale che tutti voi conoscete e che noi abbiamo in grandissimo assortimento di tanti colori diversi, è in qualche modo una lontana parente dell'Euphorbia eritrea, una pianta grassa particolarmente spinosa che sicuramente conoscerete già, e quindi entrambe derivano in qualche modo dalla stessa famiglia. A proposito di piante grasse, ne abbiamo un ampio assortimento e anche tante composizioni in ampolle di vetro. Questo è un altro articolo molto interessante per fare un piccolo pensiero o un regalo ai nostri cari. Un'altra idea regalo particolare sono sicuramente i terrari. Hanno una storia molto interessante. Pensate che nelle lunghissime spedizioni navali che venivano fatte nell'Ottocento, la maggior parte delle piante che venivano portate da altri paesi morivano nel lungo viaggio. Allora hanno trovato il sistema di inserire queste piante in ampolle di vetro chiuse, dove si andava a creare un ecosistema tale che poteva permettere alla pianta di resistere in queste lunghe tratte. Oggi invece i terrari sono diventati un elemento di design, e la cosa interessante è che sono una tipologia di composizione a bassissima manutenzione. Si parla di una piccola annaffiatura una volta ogni 20-40 giorni. È sufficiente andare a predisporli in un ambiente molto luminoso e il resto lo faranno da soli.
Vi aspetto qui al Garden Center Florio di Pesaro perché tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici e attenzione perché potrebbe nevicare!